lo 0-4 incassato in casa contro il Follia, risultato sicuramente pesante, figlio di una prestazione insomma a tratti positiva, a tratti invece deficitaria. Ci sono tante cose da raccontare di questa giornata, non solo di questa partita. Con Giacomo Rossi, capitano dei Biancoverdi, abbiamo la possibilità di parlare insomma di tutto. Partirei da quello che è successo nel pre-partita, quando la squadra si è radunata a centrocampo indossando una t-shirt con un messaggio che diceva sempre con te comandante. Perché questa iniziativa voluta dai giocatori, rivolta al tecnico biancoverde Matteo Nicolai, quest'oggi assente? Sì, la squadra ha deciso di insomma stringersi attorno al proprio allenatore, che è stato un amico, un allenatore, è tuttora, e con l'augurio che possa tornare quanto prima. Era un messaggio che volevamo dare e che ci sentivamo di farlo, e l'abbiamo fatto. È cominciata la partita, i guai sono arrivati presto, anche per quanto ti riguarda un fastidio muscolare, ci dirai poi nel merito di cosa si è trattato. La squadra ha cominciato bene, ha creato, dimostrando insomma una verve sicuramente migliore rispetto al Forlì, però poi purtroppo il vantaggio ospite, addirittura il raddoppio, insomma lascerei a te l'analisi di questa partita. Sì, avevamo approcciato secondo me nel modo giusto la partita, perché eravamo riusciti, anche parlandone prima della partita, a trasformare tutta una serie di emozioni che avevamo dentro durante la settimana, a trasformarle in maniera positiva e in maniera aggressiva sul campo. Poi personalmente ho avuto un risentimento muscolare e ho dovuto abbandonare il campo perché non ero più nelle condizioni di proseguire. E la squadra ha continuato a giocare, abbiamo preso dei gol che potevamo evitare, e poi la partita è andata piano piano scemando, soprattutto nella ripresa, dopo magari, cioè, perché è stata una partita dove sicuramente non sono mancate le emozioni, perché se fai il gol del 2-1 sul calcio di rigore riapri la partita. E niente, a dire che abbiamo giocato bene mi sembra di dire una barzelletta, però quando perdi 4-0 non puoi dire che hai giocato bene, qualcosa ha sbagliato di sicuro, sicuramente non l'approccio, ma qualcosa abbiamo sbagliato. Quanto ti ha fatto male dover lasciare insomma questa partita addirittura prima della mezz'ora, e quali sono le tue condizioni? Ovviamente serviranno verifiche in settimana, ma insomma è un'uscita precauzionale o c'è di più dal tuo punto di vista? No, sicuramente ho avuto un guaio muscolare all'adduttore, ho sentito una fitta, e in questi casi sicuramente qualcosa di muscolare c'è. Ora farò un'ecografia e vedrò un attimino. E uscire dal campo al 30° è stato per me, a livello morale, è stato un colpo, perché volevo cercare di aiutare la squadra. Poi la situazione era insomma, eravamo partiti bene, sembrava che avessimo preso un po' il sopravvento del campo, e purtroppo però è andata così. In tutto questo, Giacomo, c'è un dato positivo, che è la certificazione della salvezza alla luce dei risultati appunto arrivati sugli altri campi. La Pro Livorno Sorgenti acquisisce insomma la permanenza in Serie D, quindi sa che sarà in asse di partenza di questo campionato anche all'avvio della prossima stagione. È comunque un traguardo importante raggiunto a 4 giornate da termine, e dà sicuramente la possibilità di viverle con uno spirito diverso. Sì, non voglio starti a raccontare cose. Noi alla salvezza era già da un po' che, almeno personalmente, non ci pensavo nemmeno più. E se faccio un'analisi di questa stagione fino ad oggi, sarei bugiardo a dirti che sono contento, perché per dove eravamo arrivati a un certo punto forse potevamo non fare qualcosa di più, ma divertirci un po' di più. Però se analizzo la stagione a mente fredda, la Pro Livorno ha fatto un grande campionato, perché si è salvata con 4 giornate d'anticipo, con un lavoro di programmazione che parte da lontano. Tanto insomma la forza di questa società è sempre stata questa, il gruppo, la programmazione, quindi bisogna solo essere contenti. Bene, adesso c'è un altro weekend di sosta, quindi potremo tirare nuovamente il fiato, e poi le ultime 4 giornate, a partire da trasferta sul campo della Marignanese, poi Seravezza, Corticella, Alianese, insomma c'è ancora tempo e margine per far vedere chi è la Pro Livorno Sorgenti.
Sì, noi ora dobbiamo, ora abbiamo una settimana, a livello personale spero di poter approfittare di questa settimana di stop per recuperare e poi dobbiamo buttare tutto dentro per queste ultime quattro partite e cercare di fare il massimo dei punti e vedere come concludiamo questa stagione. Bene, ringraziamo il capitano, buon finale di stagione.